Oltre 100 scienziati e studiosi giunti da tutto il mondo, a testimonianza di una visione condivisa della scienza e della cultura quali strumento a servizio dell'uomo, hanno partecipato ai 60 anni di attività della Fondazione Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana. Presente il professore Antonino Zichichi. Oggi il mio sogno è quello di sempre, diffondere la cultura scientifica. Se trionfasse la cultura scientifica non ci sarebbero più guerre. La guerra è la negazione dei valori dell'umanità. Peggio di così. E noi ci battiamo per combattere questa follia collettiva che non riusciamo a vincerla come si deve. È stata istituita da Antonino Zichichi grazie a un'idea, diciamo, visionaria 60 anni fa di mettere insieme gli scienziati e i giovani per discutere dei problemi della scienza, per comprendere i segreti della natura e della materia. E in questi anni si è sviluppata, ha allargato i suoi campi di indagine a tante altre discipline e poi ci si è resi conto che la scienza aveva un altro ruolo, che è un ruolo verso la società. E quindi dopo 20 anni, 40 anni fa, Nino Zichichi insieme ai suoi colleghi scienziati ha messo a punto questo manifesto per la pace, perché ci si è resi conto che la scienza poteva avere un ruolo anche politico, cercare di aiutare i politici a prendere le giuste decisioni in tempi molto complicati come quelli della guerra fredda. E adesso lo rilanciamo questo manifesto, perché dopo la pandemia in cui è emerso il ruolo centrale della scienza, dopo le emergenze planetarie e di nuovo adesso siamo a confrontarci con la guerra, è ancora più attuale il fatto che gli scienziati dicano la loro, alzino la loro voce e aiutino in un processo di pace. L'operato del professor Zichichi negli anni è stato veramente valevole, secondo me, dal punto di vista della costituzione di questo centro, di quello che il centro ha rappresentato in Italia e nel mondo, riunendo qui gli scienziati, un ruolo molto rilevante negli anni scorsi, spero anche in futuro. La cultura della scienza quale chiave per intendersi meglio? Sicuramente, ok? Già che la scienza è un linguaggio comune, come un po' come meno astratta della musica, ma come la musica in qualche modo, che può davvero, o come la danza, che possono riunire, sono attività che riuniscono insieme i popoli per star meglio, per vivere meglio, per migliorarsi. Insomma, sono tutti intenti che richiedono un lavorio quotidiano, come quello per la pace che è celebrata oggi qua.